Benvenuti alla prima puntata ufficiale dell'Edicola del Boomer. Quella prima era una introduzione al podcast, diciamo. Ma prego, entrate perché oggi avremo di che chiacchierare. Partiremo dagli anni 80, per la precisione dal 1984, passeremo dal 2018 per arrivare sparati al 2020-2021. Bimbi, mettetevi comodi perché vi sto per raccontare una storia bellissima, una storia che parla di amicizia, di amore, di sacrificio e di sport, di karate per la precisione. E Karate Kid è il nome del film di cui parleremo. Ora, amici boomer, non voglio dilungarmi troppo su Karate Kid. Se siete stati ragazzini negli anni 80 come me, sapete bene di cosa parlo. E se non avete mai fatto la mossa della gru, o avete avuto un'infanzia molto infelice, o semplicemente avevate all'epoca altri interessi. E magari adesso lavorate alle poste, chissà. Un saluto agli amici delle poste, comunque. Per farla molto breve, Karate Kid è la versione per ragazzi della storia di Rocky. E infatti il regista è lo stesso, John G. Avildsen, che ci ha lasciato nel 2017. In estrema sintesi, ragazzino mingherlino cambia città, conosce Bionda, scazza con i bulli della scuola, fa amicizia con un anziano giapponese, a furia di metti la cera, togli la cera, impara il karate, si difende dai bulli. Gran finale durante il torneo dove il nostro eroe Magrolino sconfigge il bullo biondo con, ricordatelo, la celebre mossa della gru e conquista la ragazza. Karate Kid è uno di quei film che non puoi commentare prescindendo dagli occhi con cui l'hai guardato da ragazzo. E se adesso ti appare per quello che è, un geniotto approssimativo, anche discutibile su più fronti, è perché effettivamente lo è. Ma all'epoca non ti interessava, perché all'epoca ci siamo tutti immedesimati in quel ragazzino. Ma poi succede che passano gli anni e arriva Cobra Kai. Cobra Kai è approdato un po' a sorpresa su Netflix, dove è diventato un successo. Non è una produzione originale Netflix, ma YouTube Red, quando anche YouTube voleva entrare nel mercato dei servizi streaming a pagamento. L'idea di Cobra Kai è allo stesso tempo banale, sorprendente ed originale. Prendere Karate Kid, ormai diventato un film cult, che ha generato diversi seguiti ufficiali e persino un remake con il figlio di Will Smith e con Jackie Chan nel ruolo del maestro giapponese. Sì, ok, lui è cinese, ma insomma, che importa ad Hollywood? Dicevamo prendere il cult del 1984 e ribaltarlo completamente. L'idea geniale di Cobra Kai è far diventare protagonista Johnny Lawrence, il biondino cattivo del primo film. In Cobra Kai gli anni sono passati e molte cose sono cambiate. Daniel San è diventato uno spocchioso venditore di auto, dalla bella famiglia, il classico uomo di successo. Johnny è invece un poveraccio che tira a campare. È lontano il tempo in cui era il ragazzo più popolare della scuola, frequentava la bionda più bella ed era attorniato da amici affiatati. I due vecchi rivali saranno destinati ad incontrarsi e soprattutto a scontrarsi. Se non l'avete vista, vi consiglio di correre a farlo. 3 stagioni, tutte su Netflix, che vi galvanizzeranno. La serie si beve che è un piacere in poche ore, divertente, appassionante. Al netto di alcuni difetti, tra cui un budget sicuramente non altissimo, anzi, e una recitazione a tratti un po' tirata via, mi sento di promuoverla e consigliarla. Se avete amato Karate Kid, sarà un piacere tornare a frequentare i personaggi, invecchiati proprio come noi. E non tornano solo Daniel e Johnny, ma non voglio rovinarvi la sorpresa. Tra un delicato omaggio a Pat Morita, il mitico maestro Miyagi venuto a mancare nel 2005, i perenni battibecchi tra i due protagonisti, e c'è da dire che William Zabka e Ralph Macchio sono in stato di grazia, pur nei loro limiti attoriali, e una scena d'azione ben coreografata, Cobra Kai presenta anche nuovi personaggi ad uso e consumo degli spettatori più giovani, che troveranno bene in chi identificarsi. Apro parentesi sulle scene d'azione. In una serie a basso budget, il cui fulcro sono comunque i personaggi e le interazioni tra di loro, fare
Stupisce il fatto che le coreografie siano studiate e realizzate più che discretamente. Vengono inquadrate e montate in modo chiaro, comprensibile. E non è poco, vista la tendenza recente a frammentare le scene in mille inquadrature, soprattutto per sopperire alle carenze tecniche di attori che non sono certo degli atleti marziali. La serie azzarda anche dei piani sequenza, che sono quella ciliegina piacevole che dà quel tocco in più. Il tutto è annaffiato da una musica che si adatta alla grande alle scene, pezzi storici tra cui cito Bananarama, Poison, Twisted Sister, Queen, Motley Crue, Moody Blues, Cream, vintage rock e heavy metal che scaldano il cuore di noi vecchi boomer rocker. Come già detto, la serie non è certo perfetta, a volte si incarta su se stessa, i limiti di budget pesano, soprattutto quando le ambizioni volano alto. La foresta del Vietnam ricreata nel boschetto vicino casa ne è un esempio. Però la simpatia dei personaggi, alcune caratterizzazioni, il piacere di rivedere personaggi con cui molti sono cresciuti, fa vedere la serie con altri occhi. Perché adoro Cobra Kai, al netto dei suoi difetti? Perché Johnny Lawrence è un boomer come noi. Perché non si arrende, perché ci prova, perché resiste, perché in fondo noi siamo tutti un po' dei Johnny Lawrence fuori tempo massimo, bulli e bullizzati, vittime e carnefici, che ogni mattina si alzano più stanchi e acciaccati e per andare avanti devono ripetere come un mantra che in questo dojo non esiste la paura.